Ciao a tutti ragazzi, nuovo giorno e nuovo veicolo da modificare in GTA Online. Oggi tocca a questo Mercedes anni 90. Raga, non sto qui a dirvi il nome perché è veramente qualcosa di impronunciabile. Sappiate solo che questa nuova auto la potete acquistare su Sautor San Andrea Superautos al prezzo di 1.790.000 dollari, altrimenti se volete potete pagare 8 euro e averla con il GTA Plus. Shipsharop Nadas, questo è il Mercedes di mio cugino Amir, vaffanculo. Scusate raga delle interferenze, credo da Tirana. Comunque, quest'auto può installare la modifica adatta per il drift e vi costerà 200.000 dollari. Oltre a questo, questa macchina, cambiando paraurti, ha una targa personalizzata. E se avete fatto la vostra targa personalizzata sul social club, potete trasformarla. Detto questo, partiamo con il video. Finite le modifiche, andremo a fare un piccolo test drive. Come in tutti i miei video delle modifiche, vi salto le parti non estetiche. DJ, metti un po' di musica. Il nostro Mercedes è pronto, dirigiamoci all'aeroporto di Los Santos per fare un piccolo test drive. Starò in silenzio per farvi sentire il rumore. Ed eccola qua, che dire raga, l'ho già detto e lo ripeto, secondo me finalmente mamma Rockstar ha capito come fare le macchine in GTA Online, perché anche quest'auto, come tantissime auto di questo DLC, è davvero super divertente da guidare, c'ha un'ottima tenuta di strada e drifta raga alla grande. Per quanto riguarda velocità e accelerazione, sì ci sono, ma non è chiaramente una delle auto più veloci del gioco. Io non ho installato l'attrezzatura da drift e vi assicuro che mi sono divertito tantissimo a driftare e quest'auto è come se avesse i pattini perché fa veramente delle curve, delle sgommate assurde, raga. Non mi sento di consigliarvela perché non è blindata, non ha armi, è una normalissima macchina, non è neanche tra le più veloci, ma vi assicuro che credo che sia una delle macchine più divertenti da guidare in GTA Online. Stamattina quando facevo le clip mi sono perso in giro praticamente aderappando una decina, ventina di minuti, veramente inutilmente come uno scemo, ma mi sono divertito tantissimo. Che dire raga, arriviamo alle conclusioni. Allora, se avete pochi soldi e cercate un'auto di questo DLC, non vi piace fare le gare di drift, lasciate stare quest'auto. Se invece siete dei collezionisti e vi piace fare le gare del drift,
sicuramente questa macchina non dovete farvela scappare, perché come ho già detto più volte e come ha detto anche Willy nel suo video, quest'auto per il drift è davvero qualcosa di assurdo. Raga, siamo giunti alla fine di questo video, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di quest'auto, se l'avete comprata, se la comprerete, se vi piace, fatemi sapere ogni cosa. Vi farò sapere orario e giorno delle prossime live tramite i miei social, un grazie di cuore a tutti del supporto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!